Leggendo il bel titolo di questo documento, mi è venuto spontaneo sostituire la virgola con la copula del verbo essere, e cioè vivere la fede è amare la vita. Se uno vive la fede, ama la vita. Non è anzitutto una giusta posizione, ma è una conseguenza. Permettetemi di dire che questo è il punto su cui le nostre chiese europee molto affaticate e, per usare l'efficace espressione di Eliot, fatte di noi cristiani molto impagliati rispetto ad altri cristiani, non solo ai nostri fratelli che stanno subendo il martirio, ma penso all'Africa, penso a tanti cristiani dell'Asia o dell'America Latina, per i nostri cristiani europei ed occidentali e per le nostre chiese questo è il problema. Cioè non si tocca con mano, e anche tutta la prima parte della efficace relazione di Silvia aveva attraverso il tema dell'abbraccio questa constatazione nel sottofondo. E qual è? Che tendenzialmente noi non crediamo e perciò non investiamo su un dato, che vivere la fede è amare la vita. Cioè che vivere la fede consente un'esperienza intera dell'umano, che senza il dono grandissimo della fede il nostro umano sarebbe più rattrappito. Così come l'umano di chi non ha avuto il dono di incontrare Gesù, o chi non ha avuto il dono di perseverare nell'abbraccio con Gesù, può avere una statura morale elevatissima, può essere un eccellente uomo, può essere un meraviglioso cittadino, può essere un uomo di cultura straordinario, può essere un politico tutto secondo la legalità, tutto d'un pezzo, e tuttavia è uno che non può non avere nel cuore come un interrogativo verso una pienezza che voi dopo l'incontro col Papa avete intitolato in questo bel AC Link come un di più. Non può non aver dentro come un rumore di fondo che lo invita a questo di più. Così noi che abbiamo avuto questo dono e che amiamo la vita, possiamo essere meno morali, meno legali, meno geniali, meno creativi, meno capaci, e tuttavia se fossimo autenticamente fedeli a questo dono proveremmo il dolore reale di questi nostri peccati e sentiremmo l'abbraccio di misericordia del Signore e dei fratelli cristiani che ci consentano la figura morale piena del cristiano, che è la ripresa, ci consentano tutte le volte di ripartire, tutte le mattine di ripartire. Questo, dice il documento al numero 1, è il dono di Dio che non smette di cercare l'uomo. Ecco perché abbiamo dato come titolo alla visita del Papa tu, un rapporto personale con lui, col successore di Pietro, tu conferma la nostra fede, perché siamo convinti che nella fede c'è la pienezza dell'umano, che vivere la fede è amare la vita mia, la vita degli altri, la vita stessa del Dio con noi, la vita eucaristica di Cristo che imposta un'esperienza.
l'esperienza eucaristica dentro la nostra esistenza.